Dalle sponde del lago di Viverone, nell'Alto Piemonte, si è svolta domenica 20 marzo 2011 la terza prova del campionato d'eccellenza dello scenario italiano, gli assoluti d'Italia Enduro, affiancato dalla consueta Coppa Italia. Record di partecipanti che hanno dato vita a questo spettacolare terzo appuntamento della stagione. 198 piloti che hanno infatti animato la gara, tra cui una ragazza, Paola Riverditi, e il giovane 15enne Filippo Bernardi, che ha portato a termine la sua corsa in sella un HM Honda 50. Tra le prove speciali affrontate sotto un sole primaverile che non ha asciugato però il fango formatosi per le forti piogge dell'ultima settimana, per un totale di 4 giri annullato l'ultimo passaggio in linea per assoluti e un giro per la Coppa Italia. Nella 125 due tempi trionfa per la terza volta quest'anno Jonathan Manzi, che precede 18enne Giacomo Redondi, terzo posto per Guido Conforti. Ma sono veramente contento, ecco, anche oggi siamo partiti col piede giusto subito alla prima prova speciale, peccato per due scivolate nel secondo cross test, ma dopo la linea mi piaceva, mi sentivo a mio agio e sono riuscito a condurre una buona gara. Peccato per qualche errorino, però non mi lamento, ecco, voglio ringraziare il team KTM Farioli e tutte le persone che mi hanno tifato e che mi sostengono. E Alessandro Butturi su Gas Gas a conquistare la vetta della 252 tempi, mettendo dietro di sé un bravo Michael Pogna, mentre il vincitore della tappa in Sardegna Maurizio Michelucci conclude la sua prova in terza posizione. Sì, sono partito quest'anno, sono partito col piede giusto. Sono riuscito a vincere la prima giornata in Sardegna, la seconda ho fatto secondo, Miklos veramente era in palla e non c'è stata storia. E oggi sono riuscito a ripetermi, le prove speciali erano veramente selettive, c'era una prova enduro veramente difficile e ho messo in pratica l'esperienza di tanti anni di gara e diciamo che mi è servita oggi. Una linea veramente, veramente difficile e due fettucciati e alla fine si sono resi faticosi anche loro, insidiosi, e complimenti agli organizzatori perché non è stato facile tenere in piedi una gara visto le previsioni di tutta settimana che ci sono state prima della gara, e complimenti anche a loro. Come di preciso lo speciale? Grande vittoria per Andrea Becconi nella 254 tempi, che a Viverone riesce a mettere il naso davanti a Thomas Oldrati. Terzo posto per Maurizio Gerini in sella alla sua Husqvarna del team RS Moto. Sì, sono veramente contento oggi perché, ecco, mi mancava la vittoria, sono ormai diversi anni che corro, e secondo, terzo, nelle ultime stagioni anche lontano dal podio, quindi ritornare così alla vittoria dopo un periodo brutto è ancora più bello, penso. E devo ringraziare tutta la squadra e le Fiamme Oro, naturalmente, che anche nei momenti peggiori comunque hanno continuato a darmi fiducia e oggi li ho ripagati tutti, sia la squadra che tutto il gruppo sportivo. È Simone Albergoni, il vincitore della 454 tempi, che allunga il suo vantaggio in campionato su Oscar Balletti, che termina oggi in seconda posizione mettendo alle sue spalle Fabrizio Dini. Sì, sono davvero soddisfatto della mia prestazione perché a differenza della Sardegna sono riuscito ad ingranare sin dalle prime prove e ho accumulato un buon vantaggio. Oggi la gara forse è stata un po' sfalsata dall'enduro test perché era un po' un'incognita a causa del maltempo e quindi le classifiche sono state appunto un po' sfalsate in questa prova. Comunque io ho vinto, quindi non posso lamentarmi. E vedremo alla prossima gara.
Nella 504 tempi Alex Bellometti su KTM Farioli, il trionfatore di terra piemontese che continua così il suo percorso in vetta alla classe, seguito da Fabio Bossini, mentre la terza piazza viene occupata da Alex Salvini. Sì, anche qui giustamente mi dici te una vittoria, anche se è stata veramente difficile perché insomma le condizioni climatiche dei giorni precedenti con tanta acqua non hanno sicuramente agevolato questa gara. I fettucciati hanno tenuto abbastanza bene, invece l'enduro test è stata veramente una speciale veramente molto difficile. La vittoria è venuta in modo abbastanza difficile. E voglio ringraziare tutta la squadra KTM e tutti i miei meccanici che mi aiutano sempre molto. Tra i club vince 3 al David Fornaroli, grazie a Manzi, Dini, Bellometti, Mossini, che mette dietro di sé il gruppo sportivo delle Fiamme Oro con Micheluz, Odrati, Albergoni e Balletti. Terzo posto per Motoclub Sebino, Redondi, Pogne, Gerini e Filippardi. Jonathan Manzi e Alessandro Bellometti conducono a punteggio pieno la classifica di campionato. L'appuntamento per tutti gli appassionati d'enduro è ora spostato a fine maggio con la disputa della quarta prova degli assoluti d'Italia a Fener con la regia del Motoclub e la marca trevigiana.